svelato il primo tronista di settembre di Uomini e Donne, ecco di chi si tratta. Svelato il primo tronista di settembre di Uomini e Donne. Svelato il primo tronista di settembre di Uomini e Donne. La stagione si è appena conclusa e si parla già dei prossimi tronisti, seduti sulla sedia rossa a settembre. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore ci sarebbe quello di Antonio Morricone, ex corteggiatore di Teresa Langella. Mentre la bella napoletana se la spassa insieme al fidanzato Andrea Dal Corso, Antonio vorrebbe approdare di nuovo nel programma di Maria De Filippi e questa volta in una nuova veste, proprio quella di tronista. https://www.controcultura.it/wp-content/uploads/2019/05/Antonio Morricone. Ilunga PG. Pagesped. Mi sei G sottolineatura BMWs. Ilunga PG. Antonio Morricone. Antonio Morricone, Andrea Zeletta, Uomini e Donne, Teresa Langella, Andrea Dal Corso. Il giovane di Guercino avrebbe detto la sua circa la possibilità di tornare a UED come tronista e lo ha fatto tra le pagine del magazine di Uomini e Donne. Antonio l'ha definita una grossa opportunità, eppure tempo fa si vociferava che avesse trovato l'amore. Morricone, infatti, era stato fotografato in compagnia di una bellissima bionda ma poi lui stesso aveva spiegato con un secco no di non aver trovato l'amore, come il gossip aveva ipotizzato. Svelato il primo tronista di settembre di Uomini e Donne, sarà Antonio? Svelato il primo tronista di settembre di Uomini e Donne. Antonio Morricone torna a Uomini e Donne come tronista? Dopo il gossip sul presunto fidanzamento, poi smentito, l'ex corteggiatore di Teresa Langella risponde sulla rivista del programma e spiega che sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L'essere sul trono gli darebbe la possibilità di trovare davvero ciò che vuole. Antonio Morricone non ha solo risposto alle curiosità sul trono ma anche su Teresa e Andrea. La coppia uscita da Uomini e Donne dopo l'iniziale no e i tentennamenti da parte di Dal Corso. È anche molto felice in quanto li vede davvero innamorati. Grandi ascolti. La decisione della redazione di non registrare le ultime puntate del Trono Classico, è stata premiata dal pubblico con buoni ascolti sia mercoledì che giovedì. Il fidanzamento tra Andrea Zeletta e Natalia Paragoni, ad esempio, è stato seguito da quasi 3 milioni di spettatori. Un risultato questo, leggermente migliore rispetto a quello che ha ottenuto la diretta dedicata ad Angela Nasti.